Oggi, anche con quello che si è letto e si è visto, al terrore si aggiunge l'orrore per le modalità e quindi ovviamente, anche se sembra che non sia mai scontato per tutti, noi rivolgiamo come Lega Nord il ricordo insieme a lei, Ministro, alle famiglie, ma forse lo allarghiamo anche ai 250 morti di Baghdad, di Parigi, di Londra. Guardi, lei oggi ha lanciato un appello a una riflessione concreta. Le nostre posizioni sono conosciute rispetto a quello che si può considerare il pericolo sul fronte interno, sull'immigrazione, sui pericoli che anche da quel tipo di immigrazione può arrivare. Però oggi vorrei farle tre riflessioni che sono dei titoli, perché i tempi sono quelli che sono e quindi io spero che ci sia al più presto l'opportunità di trovarci e discutere in maniera approfondita di queste cose. Io credo che sia necessario chiamarlo terrorismo islamista o islamico, comunque, perché è un dato di consapevolezza, lo è per noi tutti, lo è per la comunità occidentale, ma lo deve essere in senso di stimolo anche per le comunità che sui nostri territori si riferiscono a quella religione. Io credo che la consapevolezza diventa realtà, la realtà diventa reazione e la loro reazione diventa essenziale per arginare, almeno sui nostri territori, con la loro collaborazione che fino ad ora forse non è stata complessiva e completa, questo orrore che colpisce in maniera indiscriminata. Lo diceva lei prima, Ministro, oggi non si guardano gli obiettivi strategici, oggi può essere un pub, può essere un aeroporto, può essere qualsiasi cosa, perché è orrore e terrore. Il primo spunto: lei ha di fronte l'impegno del vertice di Varsavia per la NATO. Ora, io e altri colleghi della delegazione italiana abbiamo più volte cercato, anche con il vertice fatto, con il forum fatto a Firenze, di colpire l'abismo che in questo momento purtroppo colpisce questa organizzazione. Vede, quando io sento e leggo, penso che lei possa confermare, la proposta che si debbano mandare 3 battaglioni rinforzati nei paesi baltici al confine con la Russia, lo leggo in 2 modi: un'inutile ulteriore provocazione in una situazione che certamente non ha visto terroristi russi in giro per il mondo, e forse un impiego che potrebbe essere meglio ben fatto a sostenere l'azione militare a terra di fronte a quello che è l'orrore ISIS. Mi permetto di chiamarlo ISIS perché poi le dirò il perché intendo in questo modo. Quindi, Ministro, in sede NATO si faccia capire nella maniera più forte che c'è un fronte sud e non è in questo momento all'ordine del giorno un'invasione della Russia dei paesi baltici. È un particolare non irrilevante. Il secondo passaggio: lei la scorsa settimana, mi pare, casomai mi corregga, ma comunque l'ha fatto certamente, ha fatto un ulteriore richiamo all'opportunità positiva di riaprire la trattativa con la Turchia per l'inserimento all'interno dei paesi della nostra comunità europea. Ora, Ministro, la Turchia ha ricominciato a guardare all'Europa nel momento in cui, lei mi insegna, ha capito che stava cadendo il sogno accarezzato per un paio d'anni di un neo-ottomanesimo. Tant'è vero che alcune azioni sono state palesi. La Turchia cercava di indirizzare la sua area di influenza sia verso la penisola balcanica storica, sia verso i paesi che guardano verso sud. La Turchia ha avuto atteggiamenti molto opachi, e lei lo sa benissimo anche questo, anche trattando in maniera inconsueta con ISIS per le forniture di petrolio. La Turchia, è stato rilevato dai quotidiani negli scorsi giorni, cosa ha cambiato con questi paesi? Cos'è stato lo scambio? È stato trovato che all'ISIS ci sono forniture militari che provengono da paesi occidentali, sono armamenti che sono stati dati in pagamento al petrolio comprato sotto banco dalla Turchia. La Turchia ci ha fatto rischiare, mi permetta, Ministro, un'escalation quando ha abbattuto un aereo russo
E non entro nel particolare, ma lei penso abbia vissuto come noi la preoccupazione del richiamo che la Turchia, che la Russia e la Turchia si trovassero in una situazione di belligeranza e come alleato della NATO ci trovassimo noi stessi in una situazione di guerra. La Siria ha bisogno di trovare degli spazi che siano concreti nella sua risoluzione. C'è il passaggio anche concreto, abbiamo visto con quanti attori si svolge quella situazione difficile, però non dobbiamo dimenticarli tutti, cioè noi abbiamo sicuramente Assad, ma abbiamo anche un Libano che viene difeso a nord da Hezbollah, che da noi non è riconosciuto in Europa come organizzazione terroristica, ma lo è riconosciuto dagli Stati Uniti, per esempio, da altri paesi. Abbiamo la situazione curda. Vedo che ci sarà il ritorno ad un vertice sulla Siria. La preoccupazione nostra, credo la sua, credo della comunità internazionale, sarà quella di capire nelle eventuali aree liberate quale potrà essere la soluzione di mediazione fra la presidenza Assad e queste nuove aree che vengono liberate. Finisco, non voglio dilungarmi. Qua forse c'è un ragionamento. Le dicevo ISIS, e so che implica anche questa definizione delle particolarità rispetto alla percezione internazionale, ma è ISIS, lo dico, come Stato. Non voglio riconoscerlo come Stato, ma loro si riconoscono come tale e come tale agiscono sui territori che controllano, perché pagano stipendi, hanno funzionari. Ebbene, questi stipendi e questi funzionari hanno bisogno di finanziamenti. È per quello che le dicevo che nella loro auto riconoscimento di Stato c'è un passaggio che è ulteriore. Notizie conosciute dicono che dai paesi sauditi, anche attraverso fondi sovrani, sono arrivati al terrorismo e a ISIS 100 miliardi di dollari in pochi anni. 100 miliardi di dollari. Ebbene, finisco, Presidente, dicendo delle ultime cose che forse possono sembrare dure, ma io penso che stiano nella risposta ferma della comunità occidentale, non solo italiana, a questa situazione. Io penso che dobbiamo superare il momento del porgiamo l'altra guancia, ma l'ha detto anche lei, però ci sono modalità che sono di un certo tipo. Io penso che si debba passare, o almeno far sapere che c'è anche l'occhio per occhio. Ira di Dio non è un'imprecazione, Ministro. È esattamente il nome dell'operazione che misero in atto gli israeliani dopo la strage alle Olimpiadi di Monaco. Io penso che quei signori che stanno magari in qualche palazzo di Londra facendo triangolazioni finanziarie debbano sapere che alla mattina, forse andando in ufficio, gli può succedere qualcosa. Io penso che qualche pasciuto saudita, accendendo l'auto al mattino, quelli che poi usano gli altri, perché questi non è che vanno a farsi esplodere, per loro interessi o per altre motivazioni, usando gli stimoli malevoli dei cattivi maestri, accendendo la lussuosa macchina, possa anche non accendere solo la lussuosa macchina. E non mi interessa se questi che fiancheggiano, finanziano, organizzano, sono a Bruxelles, sono in Siria, sono in una periferia di Parigi. C'è un piano superiore, lei lo sa meglio di me, che è quello di grandi interessi, che ha tutta la continuità di finanziare e organizzare queste orribili cose. Devono sapere che non possono dormire nello stesso letto tutte le notti, perché la comunità occidentale gli deve saper rispondere con fermezza. Signor Ministro, queste cose mai le sapremo, però andrebbero fatte. Forse è il caso di cominciare a dirle a questi signori malvagi, cattivi, che non rappresentano sicuramente nemmeno la loro stessa civiltà. Grazie.